Nasce per offrire prestazioni sanitarie di qualità a costi contenuti. È una concezione di sanità innovativa, alternativa a quella pubblica o privata, pensata per garantire assistenza in modo semplice e personalizzato. Si chiama Card della Salute, un circuito che dà accesso ad una serie di servizi per il benessere psicofisico della persona a prezzi sostenibili e su impulso dell'assessorato alla sanità del comune ne saranno distribuite gratuitamente 1000 presso gli sportelli delle 10 municipalità cittadine. Abbiamo chiesto a tutti gli imprenditori e a tutti i professionisti di aggregarsi al circuito, vista la crisi e il momento storico, la sanità diciamo sovraccaricata dalla spesa e il servizio privato che non era accessibile. E abbiamo chiesto un sacrificio, molti stanno aderendo, le faccio un esempio, la visita specialistica al domicilio con un cardiologo, con un elettrocardiogramma, costerà 46 euro, meno del ticket. La rete d'impresa, Card della Salute, emette la fattura in automatico, quindi tutto sarà virtuosamente e rigorosamente fiscalizzato e detraibile. Per ottenere la Card della Salute ed usufruire dei servizi offerti basta iscriversi online all'indirizzo www.carddellasalute.com. Ci si può registrare telefonicamente oppure bisogna farne richiesta presso medici, farmacie o esercizi convenzionati. I tempi sono ridottissimi perché adesso siamo intorno ai 24-48 ore di risposta, quindi vale a dire che un utente che ha bisogno di un medico in 24-48 ore avrà la visita a casa. Con la collaborazione di strutture e personale specializzato che hanno scelto di mettere a disposizione la propria professionalità, la carta favorirà l'accesso gratuito anche a semplici accertamenti e a campagne di prevenzione. Questa iniziativa ci sembra buona perché tenderà ovviamente ad abbassare i costi delle prestazioni anche al di sotto dei ticket. Siamo nella regione più povera d'Italia e siamo nella regione dove per un piano di rientro molto duro abbiamo i ticket più alti d'Italia.